Sicilia da mangiare, a cura di Paola Campanella. Uno degli elementi che fanno della vacanza in Sicilia un soggiorno indimenticabile è senz'altro quello della ricchezza gastronomica dell'isola. In Sicilia confluiscono infatti le varie tradizioni culinarie delle numerose popolazioni che hanno nei secoli frequentato l'isola. Si possono ritrovare nei piatti tradizionali siciliani riferimenti antichissimi, che risalgono all'antica Grecia, alla tradizione romana, araba e spagnola, e anche alla cucina francese, che è quella dei cosiddetti monsù. Le caratteristiche dei piatti cambiano in relazione alle varie zone. Nelle coste abbiamo una prevalenza di piatti a base di pesce, mentre all'interno si possono gustare ottimi piatti a base di carne, legumi e ottimi formaggi. Nella parte occidentale dell'isola si trova un particolare influsso arabo. Agli arabi si deve l'introduzione degli agrumi, dello zucchero, della cannella e dello zafferano, oltre a quella del riso. Le famose arancine, detto arancino nella parte orientale dell'isola, con ripieno di carne e piselli, sono di derivazione araba. I piatti siciliani sono riconoscibili per la ricercatezza degli accostamenti e per il gusto dei sapori intensi e fortemente aromatizzati. C'è da dire che l'immensa varietà dei sapori è agevolata anche dalla presenza nell'isola di aromi e specie vegetali che non si trovano in altri luoghi. Una peculiarità dell'isola è quella di possedere infatti il clima giusto per alcune specie vegetali che, anche se non sono proprio autoctone, hanno trovato in Sicilia l'ambiente per svilupparsi. Tra gli aromi locali più diffusi si distingue il basilico, l'origano, l'aglio e la cipolla, ma vi è anche l'alloro, la salvia, il timo, il rosmarino, lo zafferano e il prezzemolo, presente in molti piatti siciliani, specie in quelli a base di pesce. La produzione artigianale di estratto di pomodoro arricchisce molte ricette tradizionali. Varia è la cucina di ispirazione popolare e molte ancora oggi le friggitorie, i forni e le bancarelle che offrono a tutte le ore spinciune, pane e panelle. Noto anche il semplicissimo pane punzato da consumarsi appena sfornato e il palermitano pane cameusa, che può essere schietta o maritata, se condita con un po' di ricotta. Generalizzato è l'uso dell'olio d'oliva e l'uso del sale marino, preferito al salgemma. Un ruolo importantissimo in Sicilia lo detiene il pane. Ogni paese vanta la sua qualità di pane, il pane di casa, diverso per l'impasto di forma e tempo di lievitazione. Numerosi sono i pani votivi, preparati appositamente per certe feste patronali in alcune località come a Salemi. Raggiungono livelli decorativi praticamente artistici. La Sicilia, avendo numerosi porti e pescherecci, è ricchissima di pesce e la cucina siciliana la omaggia con numerose ricette a lui dedicate. Una particolarità, ad esempio, è rappresentata dalla pasta con i ricci, che si pescano in alcuni periodi dell'anno, oppure gli spaghetti con la polpa di granchio. Alcune qualità di pesce sono comunque maggiormente legate alla tradizione, come il pesce spada, che è prerogativa del messinese, e viene preparato alla ghiotta con cipolle, olive bianche, pomodoro e capperi. La pesca del tonno, confermata dalle numerose tonnare di cui il territorio costiero siciliano è ricco, ha portato allo sviluppo di un'industria conserviera del tonno e a una ricetta caratteristica, la tondina sfincione. Anche il polpo e le triglie sono molto apprezzate. Il calamaro è cucinato con un gustoso ripieno simile a quello degli involtini di pesce spada. Nel trapanese si usa preparare il couscous di pesce. Di nota origine magrebina, è molto diffuso in tutta l'area mediterranea, oggi molto valorizzato a San Vito, con un'apposita sagra che vede addirittura la partecipazione di cuochi a livello internazionale. Una produzione caratteristica è quella delle sarde a beccafico, con pangrattato, limone e pinoli, leggermente agrodolci, ed è la pasta con le sarde che si prepara per la festa di San Giuseppe e che dalla provincia di Palermo si è diffusa in tutta l'isola.
Molto diffusa anche la palermitana pasta al forno, realizzata rigorosamente con gli anelletti e il capogliato, e la catanese pasta alla norma con pomodoro, melanzane e ricotta salata. Un altro aspetto della cucina cosiddetta povera sono alcune elaborate preparazioni di verdure e ortaggi, come la caponata di melanzane, i peperoni imbottiti, alle quali si contrappongono piatti più semplici come la zucca in agrodolce con aglio e menta e i carciofini e i cardi alla pastella, o pastetta, come si dice da queste parti. Elemento di fondamentale importanza per la gastronomia siciliana è l'aspetto decorativo dei piatti e della stessa tavola. Il cibo deve essere presentato sempre in modo curato, a dispetto anche della semplicità della ricetta, e così vediamo un semplice gelo di melone rosso arricchirsi di granelli di pistacchi, gocce di cioccolata e di un gelsomino, oppure una torta alla ricotta arricchirsi fino a diventare la cassata siciliana che tutti conosciamo. Questi aspetti gastronomici caratteristici sono valorizzati in Sicilia dalla organizzazione di numerose sagre che si svolgono in quasi tutte le località dell'isola. Abbiamo quella dell'olio di oliva, del pistacchio, della nocciola e della mandorla, della pesca di Bivona e delle arance rosse di Sicilia. E l'elenco delle sagre non finisce qui, perché si estende anche al prodotto lavorato e fioriscono sagre come quella del cannolo di ricotta e quella delle conserve, dei formaggi. La preparazione della carne, agnello castrato o maiale prevalentemente, è alla brace, ma essa viene spesso gustata anche in polpette o polpettoni. Tra le preparazioni risultano più numerose quelle che utilizzano le parti povere, come le interiora. Sono nate così da alcune specialità molto rustiche, come ad esempio le stigghiole o la frittola. La produzione di formaggi, caci e ricotte è legata alla tradizione dei pastori. Ancora oggi è possibile in alcune località di montagna trovare dei rifugi agricoli dove i pastori preparano la ricotta con metodi antichi e viene offerta calda in un piatto di legno. Noto in tutto il mondo anche il primo sale siciliano e le provole della zona di Ragusa. Anche la frutta ricopre un ruolo preminente. L'uva zibibbo, il nome deriva da Capo Zibib nell'Africa settentrionale, ed il limone, insieme all'arancia, hanno poi uno spazio speciale che rende identificabili questi frutti come prodotti tipicamente siciliani, insieme a un frutto simbolo della Sicilia, il fico d'India. Il fico d'India è venduto ghiacciato la sera nelle bancarelle di strada. Anche la fetta di anguria ghiacciata fa parte della tradizione. In estate è frequente poter trovare dei chioschetti che vendono melone rosso, fresco da consumare al momento. Molto buono da gustare e rinfrescante è anche il grosso cedro, che viene chiamato pipittone, che si trova nelle bancarelle e viene consumato appena tagliato con un pizzico di sale, astrica sale. Un cenno meritano anche le varie calie e semenza che non mancano mai nelle bancarelle durante le feste di paese. Tali bancarelle sono spesso spettacolari, decorate con le pitture variopinte tipiche dei carretti siciliani e ricche di ogni tipo di frutta secca e dolci tipici, tra cui il coloratissimo gelato siciliano, verde, rosa e bianco. I dolci siciliani, dai nomi originalissimi e dai gusti dolcissimi, sono di chiara derivazione araba. Famosi quelli alla pasta di mandorle. La Sicilia vanta produzioni tradizionali antichissime, alcune delle quali legate alle tradizioni dei conventi di suore. Alcuni dolci venivano venduti a Palermo fino a pochi anni fa, ancora attraverso una porticina girevole che consentiva alle suore di non essere viste. I nomi delle passerelle erano tra i più originali. Note sono rimaste le minne di vergine, passerelle ripiene di ottime conserve e ricoperte di glassa riccamente decorate, che ricordavano appunto la forma di un seno di donna. Noti anche i mustazzoli, i quaresimali, i ravioli dolci, i ripieni di crema di ricotta e i guccidati, a forma di corona circolare ripieni di conserve e realizzate con mandorle tritate e fichi secchi, molto dolci. Chi infine non conosce i cannoli ripieni di crema di ricotta, famosi quelli giganti di Piana degli Albanesi, le sfinci che si consumano per San Giuseppe e le quadrate caramelli Ricarrubba, la pignolata, la variopinta frutta di Martorana e i pupi zucchero contribuiscono a completare il quadro. Uno spazio meritano anche le granite, ottime quelle di Messina, anche se quella di Sciacca non è da meno.
Le granite più caratteristiche, oltre a quelle di limone, sono quelle di gelsi rossi e di mandorla. Tra i liquori c'è da ricordare l'uso antico dei rosoli, preparati in casa e ottenuti in prevalenza dalle essenze di agrumi. Le donne si riunivano in casa per parlare del più del meno, oppure fare dei pettegolezzi, cortigliare, e usavano offrire questo rosolio in alcuni piccolissimi bicchierini di cristallo. Anche il caffè fa parte della tradizione siciliana, meglio se nero, forte e molto concentrato. Infine, un aspetto oggi sempre più valutato è quello dei vini e dei vini liquorosi. I vari Passito di Pantelleria, Moscato di Noto, il Marsala e Malvasia di Lipari sono oggi noti in tutto il mondo, come del resto anche il Nero d'Avolo, il Cerasuolo di Vittoria, il Nerello Mascalese, l'Insolia. La produzione vinicola siciliana va sempre di più assumendo un ruolo importante, al pari delle altre regioni italiane tradizionalmente più legate alla tradizione vinicola. Un cenno, infine, deve essere fatto al particolare rapporto che da sempre il siciliano ha avuto con il cibo. Esso, infatti, rappresenta, oltre che un elemento sacro, anche di benessere economico. Si tramanda che nelle settecentesche ville di Bagheria i nobili erano soliti dare ricevimenti molto al di sopra delle loro reali possibilità economiche, facendo predisporre ai loro cuochi cibi molto sofisticati con elementi importati da varie parti d'Europa. Ancora oggi molte ricorrenze vengono onorate dai siciliani con pranzi e cene degne di Lucullo. Inoltre la tavola deve essere sempre rispettata e i componenti di un nucleo familiare vi si ritrovano condividendo un momento di sana convivialità. Per ciascuna occasione festiva dell'anno la tavola dei siciliani possiede la sua ricetta caratteristica, che non può assolutamente mancare. Alcune tradizioni vengono sempre rispettate come portatrici di abbondanza e benessere. Ad esempio, il cosiddetto scaccio, composto da frutta secca, in prevalenza noci, mandorle e nocciole secche, ancora da schiacciare, è ricco di simbologie riconducibili alla fertilità, alla rigenerazione della vita. Pertanto la presenza dello scaccio natale, in bella vista in un piatto e in un cestino, ricorre sempre.